Escúchame, se educaba a manina, me pare de essere insieme al tagadà col Parkinson, col terremoto, date una calmata. Ha ragione, sono troppo agitato. Ma si agita, sì, dai. È che il dottore non mi riceve, ho un problema qua, i reni mi fa malissimo. Poi devo andare a ritirare ancora mio figlio all'asilo e la tintoria. Sta sereno, vai in drio col culletto, poggiati bene a schienale. Così ti ricarichi. Siccome i telefonini ti ricarichi, posati bene così. Perché lei dice che questa posizione ricarica. Sì, come un telefonino, per quello che è la spina dorsale. Per piacere, la spina dorsale. Ma che te ridi, io tocco. Ma non è questione, non mi piace, poi mi fa triste, fa tristezza questa situazione perché non riesco a risolvere questo problema ai reni che ho, che tra l'altro mi obbliga ad andare spesso in bagno. Ah, come i vecchi? Purtroppo sì. Te capisco anche a me andare sempre in bagno perché tu la pastiglia per l'impressione. E ora mi fa andare e mi scappa a pisciare. E ora con l'attore quello che blocca stimolo della pipì. Ma quello che blocca stimolo della pipì mi fa stiarmi i nervi. Per cui mi viene nervoso. Con l'attore è il calmante. Ma il calmante mi fa dormire, per cui con l'attore la pastiglia per stare sveglio. Insomma, c'è solo da sperare che la pastiglia che mi sveglia dura di più di quella che mi fa pisare, perché se no... Io penso che lei sia fortunato perché comunque le piace ridere e scherzare di questa cosa. Io invece, guardi, veramente mi sento triste. E ora ti sei ancora più insieme mio. Ma se mi tira le sberle. Ricordati che ti non te sei triste perché te stai male, ma stai male perché sei triste. Ricordatelo! Mi sento cosa che faccio? Mi sento mica cosa che faccio? Due volte al mese, ogni 15 giorni con gli amici, se va a fare una bella scampagnata in montagna per i rifugi, mangiare soppressa, pan biscotto, bere vita, in compagnia, giocare a carte. No. Bisogna godersi la vita, insieme mio! Due volte al mese lei fa questo? 20 anni fa, perché adesso siamo morti tutti. E mi faccio fatica a fare Skype, Però bisogna goderti la figa te poi! Però ha ragione, guarda, alle volte penso che bisogna cambiare un po' la prospettiva, fare delle cose. Anzi, sa cosa? È un sacco di tempo che non vado al cinema. Ti piace andare al cinema? Mi piace tantissimo. E allora adesso faccio così, chiamo la babysitter, la faccio venire a casa a tenere mio figlio e io porto mia moglie al cinema. Oh, che dice? Ma non te puoi? Perché no? Con tutto quello che te è, te scampa da pisciare, te andare sempre in bagno, con chi reni in marci che te è al cinema, te puoi andare, va! Cinema.